fatto un errore clamoroso, tra l'altro molto da dilettante, ho dimenticato il passaporto. Dove stiamo andando? Parigi ci aspetta? Parigi, Gare de Lyon. Ci sono alcuni capoluoghi europei che vale, secondo me, la pena visitare in treno. Giorno a Parigi, siamo già all'ora di pranzo, siamo usciti tardi perché ieri il viaggio è stato abbastanza lungo, quindi eravamo un po' stanchi, come è normale ogni volta che ti sposti, anche se comunque non è un grandissimo spostamento, siamo comunque in Europa e la distanza è relativamente breve o relativamente lunga, a seconda come sempre dei tuoi parametri. Parigi è fredda, siamo alla fine di gennaio. Importante quando vai a fare questa tipologia di shooting è avere un buon setup. Intanto guarda che figata qui, tutta l'architettura intorno, i negozietti. È simile a Milano, ok? Cioè, ovviamente se viaggi per l'Europa ci sono grandi similitudini in tutte le grandi città. Però c'è da dire che Parigi c'ha quel quid, c'ha quel qualcosa di diverso. Vedo che anche le persone, nonostante vloghi, se ne strasbattono altamente le palle, e questa cosa mi fa molto piacere. Bello, vivace, anche le persone, vedi, sono molto, molto caratteristiche, molto goliardiche. La tazza è a tre quarti, quasi piena. Com'è? È acqua. Non è un granché. È semplicemente acqua nera. Prezzo? Prezzo 2,50 euro per un espresso. Ed è uno dei meno cari. Ne abbiamo trovato uno prima, 3 euro. 3 euro un espresso. Se lo prendi tipo con un minimo di aggiunta, arrivano anche a 8 euro. Esatto. È un cappuccino. Cappuccino 5,20 euro. Hôtel de Ville, qui dietro di me c'è l'ufficio del turismo, tra l'altro c'è la classica scritta che va a rappresentare i valori francesi: liberté, égalité, fraternité, quindi libertà, uguaglianza, fratellanza o fraternità. E è una giornata fredda, ok? Fa veramente freddo, forse questo è anche uno dei motivi per cui non mi piace l'Europa, non mi piace l'Europa inverno, non mi piace fare shooting invernali. Come puoi vedere, qui passano sia navi cargo, mi piace chiamarle navi commerciali, che sia traghetti ovviamente turistici. Il posto di per sé è piuttosto carino, tra l'altro adesso quando scende totalmente la luce, adesso siamo in una sorta di blue hour, quando scende totalmente la luce è molto più interessante per i contrasti come al solito tra luci artificiali e assenza di luce solare. Thank you.
siamo giunti alla Pyramide du Louvre, siamo alla piramide del Museo Louvre, che si trova leggermente all'esterno della piazza centrale, e molto molto caratteristica e soprattutto suggestiva la notte. La piazza è molto grande, tra l'altro fortunatamente adesso non è super gremita di turisti. Perché? Perché il clima è super freddo, anche se ci sono un sacco di francesi, dei folli totali che vanno in giro in maniche corte, non so come facciano. Se mi vedi, io sono vestito praticamente da montagna, ho due pantaloni, quattro maglie, una scarpa da tennis ma con un calzino da sci, guanti, cappello, sciarpa, insomma sono veramente super bardato. Programma dei prossimi 30 minuti, perché la giornata ormai volge al termine, perché siamo, almeno io sono stanchissimo, sono devastato. Abbiamo comunque fatto un sacco di cose, faremo ancora un paio di b-roll, faremo ancora qualche foto e poi torniamo in direzione casa, perché comunque dobbiamo organizzare un po' tutti i file, perché c'è veramente tanto materiale che abbiamo già realizzato. Carrefour qui nel centro di Parigi. Cosa curiosa, la volevo condividere con te immediatamente. Allora, innanzitutto Carrefour, se non sbaglio, correggimi magari nei commenti, dovrebbe essere una catena francese, ok? Però la cosa interessante, ovviamente i prodotti variano a seconda di dove sei. Ovviamente se sei in Spagna non troverai le cose che trovi in Italia, o comunque ci sono delle leggere differenze per andare incontro un po' ai costumi locali. Però l'assurdità sono i costi, ok? C'è una bottiglia di prosecco maschio che vedo qui, costa 10,83 euro, un prezzo assurdo. Ma in generale, adesso sono nel reparto vini, non mi addentro troppo nel supermercato perché non vorrei che mi riprendessero, perché mi vedono vloggare. I prezzi sono veramente veramente alti, ok? Ci sarà circa un 30, forse anche un 40% in più rispetto all'Italia. Incredibile. Champs-Élysées. Oggi sarà una giornata molto molto cliché, infatti c'è un signor Walter abbastanza depresso, però c'è comunque sempre qualcosa di interessante da rappresentare. Dipende sempre molto dalla tua prospettiva, dal tuo occhio fotografico compositivo. In termini fotografici non mi esalta particolarmente, perché è un luogo estremamente commerciale e cliscettoso. Cercherò comunque di rappresentare il più possibile tutta quest'area, perché in fondo ai Champs-Élysées c'è l'Arc de Triomphe. Ragazzi, alle mie spalle la Tour Eiffel, siamo praticamente arrivati. Mi sono messo qui perché magari riesci a vederla anche tu meglio, poi sicuramente andiamo ai piedi della torre e magari facciamo un po' di POV, B-roll, eccetera. Due considerazioni. Allora, queste giornate parigine sono particolarmente grigie e uggiose, sembra di essere un po' in un contesto super super desaturato.
Infatti stavo valutando di editare tutte o comunque gran parte delle fotografie di Parigi in black and white. Perché questo? Perché comunque è vero che in post-produzione puoi fare un po' quello che vuoi, però non essendoci questa grande luce ed essendo per appunto un contesto cromatico super super flat, probabilmente farlo in black and white può andare un po' a enfatizzare o a rappresentare meglio queste giornate. Seconda considerazione, l'inverno. È importante considerare che se vai a rappresentare un luogo, una città, delle persone, un contesto in un'energia, in un'estetica che più con cui più sei in risonanza, sicuramente vai a fare dei lavori migliori, perché sinceramente non sono poi così ispirato da questa stagione. E altra considerazione, ovviamente l'inverno rende anche l'aspetto proprio pratico di essere in giro, di muoversi, di fotografare, di creare contenuti più complesso, perché come puoi vedere sono bardato, sembra che sto andando a sciare. Piace, guarda, tac, tac, guarda quanto cazzo mi piace, guarda, tac, guarda, vai. Contesto super 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 turistico, forse più del Duomo di Milano, vagonate e vagonate di persone, tra l'altro in realtà neanche tantissimissime, vuoi per la stagione vuoi per il clima. Ci sono comunque persone che vengono un po' da tutto il mondo, Asia, Nord Africa, Europa, Stati Uniti, eccetera eccetera. Mi piace riuscire a rappresentarla, ok? Quindi a rappresentare un po' quello che è questo simbolo, però cercando di trovare la modalità fotografica, estetica, di storytelling che non sia prettamente turistica, quindi cercare magari di contestualizzarla in street, cercare di contestualizzarla in modalità o comunque con un approccio un po' più travel, quindi magari cercare di andare a prendere delle persone, non so, commercianti o piccole botteghe che vendono crepe e via dicendo, per andare un po' a documentare e a rappresentare la storicità di questo contesto. Raccontarti, riassumerti quella che può essere l'esperienza di un content creator, ok, un focus sulla fotografia e filmmaking e nomade digitale può avere qui a Parigi. Allora, un paio di considerazioni veloci. La prima, i caffè sono troppo lunghi, ok? L'espresso è molto difficile che sia come quello italiano, questa è una stupidata, però una cosa che devi considerare è che ad esempio se vieni a lavorare in un qualsiasi coffee shop i costi sono molto alti. Questi sono molto alti rispetto all'Asia, sono altissimi, ma rispetto all'Italia sono comunque molto alti, sono circa il doppio. Un caffè mediamente ti costa tra i 2,50 e i 3 euro e un cappuccino tra i 5 e i 7 euro. Altra cosa, la connessione internet, nonostante siamo nel centro di Parigi, non è il massimo,
tutti i wifi che abbiamo incontrato non sono straordinari, quello di casa nostra è pessimo, uno dei peggiori che abbia mai incontrato, forse addirittura peggio di dove abito io sulle montagne, sulle colline di Lecco. E invece in termini contenutistici Parigi è una città super interessante, molto carina, come dice anche il signor Walter, è una delle capitali della street photography europea. La stagione ovviamente non è delle migliori, essendo verso la fine di gennaio i colori sono molto desaturati, tutto super super grigio, però detto questo comunque l'esperienza è figa.